Ciao, mi chiamo Emilia Gozza e sono responsabile marketing per un bellissimo hotel sul lago di Como. Lavoro quindi in ambito turistico, concentrandomi sulla comunicazione. Proprio Scienze della Comunicazione è stata l'università che ho scelto perché ho capito fin da subito che avevo voglia di svolgere un lavoro che mi permettesse di incontrare persone diverse in un costante scambio di stimoli e di idee, e devo dire che è stata la scelta giusta per me. Dopo l'università ho svolto un master sul marketing del Made in Italy. È stata una bellissima esperienza e ho capito appunto che sono molto fiera di essere italiana e che quello che voglio fare è raccontare quello che è il genio italiano, la nostra creatività, il nostro modo speciale di fare le cose. E devo dire che in tutti i miei percorsi di carriera sono riuscita a mantenere questo fil rouge tra le varie esperienze. Ho iniziato nel settore della comunicazione lavorando con uno stage all'interno di un'agenzia di comunicazione a Milano. Ci occupavamo di gestire rapporti con la stampa, quindi giornalisti, scrivere comunicati stampa e raccontare insomma le realtà, le aziende per le quali lavoravamo. Fin da subito però ho capito che era una realtà che mi stava un po' stretta, avevo voglia di scoprire l'azienda, di scoprire quello che sta dietro la ricerca e lo sviluppo di un prodotto, di un servizio, vivere proprio la struttura aziendale. E infatti ho iniziato a lavorare per un'azienda di design in Brianza, un'azienda di alto livello, e questo mi ha permesso, è stata l'esperienza più lunga finora, perché ci ho lavorato per 7 anni, sempre con ruolo marketing, e mi ha permesso, questa esperienza mi ha permesso appunto di approfondire quello che è la tematica della comunicazione a 360 gradi. La sfida più importante della mia carriera è stata sicuramente 3 anni fa, quando ho deciso di cambiare settore, quindi di passare dal settore del design a quello del turismo, e questo mi ha permesso di sviluppare delle doti di flessibilità, di rapidità, che sicuramente poi sono apprezzati su tutti i livelli, e credo di essere riuscita a dimostrare che anche in ambito turistico potevo insomma dire la mia. Quello che consiglio alle giovani donne che vogliono lavorare nel settore della comunicazione è proprio quello di essere sempre curiose, di essere umili, di avere comunque ambizione, di credere in voi stesse, l'autostima è la base di tutto quanto, e di essere appassionate del bello, allenatevi al racconto. Ogni realtà, per qualunque tipo di azienda insomma lavorerete, ha necessità di essere raccontata, le persone hanno voglia di storie appassionanti e voi come comunicatrici avete il dovere di raccontare delle storie meravigliose, capaci di descrivere la vera essenza della realtà per la quale lavorate.